Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale, altro appuntamento col cinema orientale. Oggi vi voglio parlare di un regista cinese che io ammiro molto e si tratta di Zhang Yimou, inaugurandolo con uno dei miei film preferiti, non solo suoi, ma proprio in generale. Il film in questione è La foresta dei pugnali volanti, un Wu Zetian diretto nel 2004. Allora, voglio fare una premessa, spero il più sintetica possibile, su cosa sia uno Wu Zetian. È un genere cinematografico nato in Cina attorno agli anni 50-60. I tre caratteri che compongono la parola Wu Zetian significano letteralmente arte marziale, Wu, cavaliere errante, Xia, e cinema, Pian. La figura del cavaliere errante in Cina, col passare dei secoli, diciamo, ha ricoperto svariati ruoli. Erano guardie o mercenari al soldo dei signori della guerra, oppure funzionari di classi dirigenti agli ordini dell'imperatore. Erano eremiti, poi erano anche monaci. Ma in particolare la figura del cavaliere errante si circoscrive, all'animo ribelle. Infatti, l'unica raffigurazione appunto di questi cavalieri errati era proprio quella di cospiratori, di affiliati a società segrete. Se questa figura del cavaliere errante e quindi queste storie Wu Zetian inizialmente sono nate nel filone, diciamo, letterario, poi negli anni 90 hanno avuto modo anche di mostrarsi nel cinema. Infatti, i primi Wu Zetian a essere presentati su pellicola sono stati Ashes of Time di Wong Kar-wai e The Blade di Tsui Hark. Poi ce ne sono stati moltissimi altri, ma il grande boom avvenne con La Tigre e il Dragone di Ang Lee, film finanziato dall'America. Dunque, questo ha portato anche il cinema hollywoodiano o comunque il cinema estero a conoscere. A incuriosirsi, diciamo, di questo genere. Ma la svolta vera e propria è avvenuta grazie al ritorno degli Wu Zetian in Cina per mezzo di Zhang Yimou. Infatti, Zhang Yimou ha apportato delle modifiche veramente consistenti. Non erano più semplici storie di cavalieri erranti, ma narrazioni che erano ambientate in un preciso periodo storico. Ciò è avvenuto per mezzo della pellicola Hero, che conquistò il box office non solo asiatico, ma anche occidentale. Il continuo slittamento su un piano virtuale e astratto, l'uso degli effetti digitali, le scelte cromatiche antinaturalistiche, molto pittoriche, e le modalità estetiche del duello hanno fatto sì che questa divenne, diciamo, la firma, la caratteristica predominante di ogni Wu Zetian da lì in avanti. Zhang Yimou, grazie a queste sue idee, realizza il sogno di ogni regista di Wu Zetian, e cioè di catturare il gesto effimero, di cristallizzare ogni momento di bellezza. E possiamo dire che con i suoi tre Wu Zetian, che sono Hero, La foresta dei pugnali volanti e La città proibita, ci è nettamente riuscito. Ora posso dire di aver finito questa piccola lezione sul cinema orientale. Sì, spero di non esservi sembrata una professorina, ma essendo stata mia materia di studio ed essendo che questo genere, ecco, mi è molto vicino e mi piace particolarmente, quindi mi sono documentata nel corso degli anni con maggior affetto, con maggiore interesse. Quindi spero di non avervi annoiato, ma anzi di avervi messo, non so, un briciolo di curiosità. Comunque,
Comunque, ora torniamo al film e vedrò di descrivervi, nella maniera più sintetica possibile la trama. Ci troviamo in Cina, nel periodo della dinastia Tang. Un'organizzazione di ribelli chiamati i Pugnali Volanti si oppongono all'imperatore perché, diciamo che attribuiscono a lui le colpe della corruzione del paese. Col passare del tempo sospettano che Mei, una danzatrice cieca molto abile nelle arti marziali che lavora nel padiglione delle peonie, sia la famosa figlia scomparsa del capo di questo gruppo di ribelli. Così viene subito catturata dai soldati dell'imperatore. Ma questo è solamente un piano organizzato da due di loro, Jin e Leo, che decideranno di farla fuggire grazie, ad un'azione eroica di Jin, che si farà passare per un disertore al fine di conquistare la fiducia di Mei facendosi condurre nel covo segreto dei Pugnali Volanti. Però i due, Jin, che viene chiamato nel film Vento, e la cieca Mei, si ritroveranno ad affrontare molte insidie nel corso del loro viaggio. Da qui in poi non vi dirò nulla perché non voglio assolutamente fare spoiler, perché altrimenti veramente rovinerei la visione di questo film. Diciamo che se Hiro, che è il primo boxsapien di Zhang Yimou, narra le gesta di un eroe e la nascita di una nazione, la Foresta dei Pugnali Volanti invece non è solo un poema epico, ma anche una storia d'amore. Quindi c'è anche il lato romantico, ma non è, diciamo, presentato alla maniera puramente occidentale, ma è proprio completamente in stile orientale. Quindi c'è tragicità, c'è diciamo un eccesso di sentimenti, cioè tutto veramente viene estetizzato, viene enfatizzato. Ciò che ho trovato molto interessante è proprio la struttura di questo film, che diciamo si può dividere in due blocchi, una prima metà e una seconda metà. Una prima metà che grazie alla figura di questa giovane ragazza cieca, cioè Mei, ci porta a fare una interessante riflessione sull'atto del vedere e su come si può avere la possibilità di vedere il mondo. Perché infatti, mentre Mei danza e lotta come, anzi, meglio di un qualsiasi vedente, noi siamo completamente assordati dalla spettacolarità delle immagini, spinte volontariamente all'eccesso, come a volerci far capire che tutto ciò che stiamo vedendo è una finzione in realtà, una magnifica finzione dove tutto non è come sembra. E infatti la trama è proprio questo, cioè all'inizio viene presentato in un certo modo, anche certi personaggi diciamo vengono caratterizzati secondo certi aspetti, ma poi ci saranno veramente delle sorprese, dei cambi. Dunque è un film che proprio grazie a questo riesce a coinvolgere molto lo spettatore e le continue deviazioni di percorso rendono la pellicola ancora più dinamica. Sì, perché si potrebbe pensare che uno Wuxian sia una pellicola, diciamo, molto incentrata sull'azione e quindi molto veloce, molto ritmica, ma è totalmente diverso quello che, diciamo, vediamo in questo film, perché le immagini, queste scenografie, vengono presentate con una fotografia che è molto teatrale, anzi, molto pittorica, quindi c'è un uso del colore molto saturo, eccessivamente saturo, che è del tutto finto, cioè vediamo questo bosco di bambù dove queste canne di bambù sembrano quasi fosforescenti a un certo punto, gli alberi che cambiano di colore in base al passare del tempo, ma molto velocemente. Dunque sembra quasi che noi ci troviamo all'interno del film in un quadro proprio, in un'opera d'arte. E dunque questo rende il film molto statico, che è proprio la contrapposizione, è il paradosso se si pensa che invece gli Wuxiapiani in origine erano nati proprio come film veri e propri d'azione. Eppure qui l'azione c'è, ma è presentata in una maniera più poetica, più armonica, dove i combattimenti sembrano delle vere e proprie danze.
Ed è interessante come, ad eccezione della scena finale, non sgorghi mai una sola goccia di sangue dal corpo di questi soldati quando vengono feriti, come a volerci suggerire che in realtà le ferite siano interiori. Anche qui è una visione molto orientale, quella, che non deve per forza esserci, diciamo, un finale. Noi siamo abituati, soprattutto grazie ai film occidentali, e in particolare a quelli americani, che deve per forza esserci o un lieto fine o un finale più tragico. Ecco, in Oriente no, questo non esiste, perché secondo loro, diciamo, ad ogni fine corrisponde un inizio. Quindi un po' tutte le pellicole, diciamo, sono una sorta di cerchio continuo che va avanti, va avanti e va avanti. Quindi raramente vi troverete una pellicola dove c'è un epilogo e finisce lì. Questo si può ritrovare anche, ad esempio, negli scontri che vediamo nel film. Non solo in questo, anche e soprattutto, secondo me, in Hero. Queste lotte, infatti, terminano spesso senza né vincitori né vinti, o, peggio ancora, con il sacrificio di uno dei due contendenti. Anche in Hero c'è una scena bellissima dove vi è un duello che è puramente immaginario, cioè entrambi i due guerrieri immaginano di lottare all'interno delle proprie menti. Quindi vi ripeto, le reali ferite non sono quelle esteriori, quelle corporali, ma sono quelle all'interno. Che altro dire? Credo si sia ben capito che questo film mi è particolarmente piaciuto, come un po' tutto il genere Wuxia Pian. E altra cosa che mi è piaciuta, oltre alla regia stupenda di Mo, oltre alla fotografia, sono state le interpretazioni dei protagonisti. Abbiamo infatti Takeshi Kaneshiro nei panni di Jin, chiamato Vento. Lui debuttò nel 94 con Hong Kong Express, il film di Wong Kar-wai che sicuramente più avanti recensirò. Poi, un anno dopo, nel 95, lavorò di nuovo con Wong Kar-wai in Angeli Perduti. E lo si è potuto anche vedere nel film di John Woo, La battaglia dei tre remi Red Cliff. Poi, nelle vesti di Mei, la danzatrice cieca, abbiamo Zhang Ziwi. Ecco, sicuramente avrò cannato il cognome, ma ahimè non studio cinese e anzi è da poche settimane che sto iniziando a prendere delle lezioni private da un mio amico, appunto cinese, che mi sta un attimo insegnando la lingua, questo perché io sono una stacanovista delle lingue orientali e studio giapponese, studio come seconda lingua coreano, voglio sapere anche il cinese. Sparatemi proprio. Zhang Ziwi diciamo che ha un rapporto molto particolare con Zhang Yimou, infatti esordì nel 99 con La strada verso casa. Poi venne scelta da Ang Lee ne La tigre e il dragone, film che appunto vi avevo detto aveva riscosso molto successo non solo in Asia ma anche all'estero, dato che appunto il film è stato finanziato dall'America. Poi ritornò a lavorare con Zhang Yimou in Hero nel 2002. E successivamente ritornò fra le braccia di Wong Kar-wai in 2046, film che si può definire un sequel di In the Mood for Love, che ho già recensito, anzi è stata la mia prima recensione, quindi nel caso ve lo foste perso ve lo lascio qui sotto. Ma è soprattutto famosa questa attrice per aver preso parte al film Memorie di una Geisha diretto da Rob Marshall. Infine abbiamo Andy Lau nei panni di Leo, attore che lavorò con Wong Kar-wai in A Tears Go By nell'88 e nel 91 in Days of Being Wild. Nel 2001 lo si vedrà in A Simple Life, pellicola veramente molto bella che anche questa vorrei recensire più avanti. Che altro aggiungere? Credo di aver detto tutto, anzi forse mi sono dilungata un po' troppo, ma è difficile per me veramente essere sintetica, riassumermi quando avrei tanto, tanto, tanto da dire, ma alla fine credo che arriverei solo a ripetermi, perché sarebbero solo elogi a questa pellicola che veramente è da vedere, come un po' tutti i film, secondo me, di Zhang Yimou.
Tra l'altro ho scoperto che parteciperà al Festival di Cannes di quest'anno, quindi farò il tifo per lui, ma ahimè sono un po' di parte perché ci sono vari artisti orientali come anche Takashi Miike, che no, non credo di averlo mai detto, o forse sì una volta, beh, diciamo è uno dei miei registi giapponesi preferiti, quindi mi dovrò dividere in due. Vabbè, lasciamo perdere questo stupido discorso. Comunque, ora vi saluto, vi auguro una buona giornata, una buona visione e guardate la foresta dei pugnali volanti. Ciao!